iscritto a parlare il senatore Garruti. Ne ha facoltà. Gentile Presidente, colleghi, con questo decreto ristabiliamo la modalità di svolgimento democratico delle consultazioni elettorali che si sarebbero dovute tenere in primavera e di farlo nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Avremmo dovuto sostenere tutti convintamente un provvedimento che è stato migliorato nel passaggio alla Camera, grazie al dialogo e al contributo delle opposizioni. Ma anche su questo decreto, che riguarda il momento più importante della vita democratica di un Paese, ho riscontrato l'enorme abilità dei colleghi nella ricerca pretestuosa dell'elemento di polemica che non giova a nessuno, in primis al Paese. Veniamo da un periodo dolorosissimo, imprevedibile e inimmaginabile nella sua portata. Ora che siamo entrati in una fase in cui si cerca faticosamente una ripartenza in tutti i settori, anche nelle istituzioni e la democrazia devono dare un segnale. Anche io personalmente, lo confesso, non sono contento di dover affrontare un provvedimento bloccato in poche ore in Senato. A volte è capitato lo stesso alla CAI, colleghi della Camera, ma certamente mi consola che ci sia stata la piena centralità del Parlamento nel passaggio alla Camera, durante il quale l'approfondimento effettuato su alcune questioni chiave ha permesso uno scambio costruttivo maggioranza-minoranza, che auspicherei vedere sempre nei due rami di Parlamento. Salvo poi dovermi subito ricredere con l'ostruzionismo alla Camera da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, ora assente, e con le pretestuose questioni pregiudiziali presentate qui in Senato. Leggendo le questioni pregiudiziali, noto come abbiamo derogato alla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica. Sembra quasi un sacrilegio. Peccato che sia stato previsto unicamente per garantire le condizioni igienico-sanitarie e migliori per l'espletamento del voto, per evitare il più possibile assembramenti in un contesto in cui è imprevedibile stabilire l'andamento dell'emergenza epidemiologica. Nella finestra temporale delineata dal decreto si è polemizzato sulla scelta della prima domenica utile, scelta frutto sia del parere del Comitato Scientifico, che ha raccomandato l'espletamento delle elezioni del mese di settembre, sia dalla necessità di non dare troppo oltre agli ipotetici ballottaggi e secondi turni. Anche qui, attentato alla democrazia, come se lo spostamento di una settimana potesse modificare le sorti e lo sviluppo democratico di libere e democratiche elezioni. E leggo sempre dalle pregiudiziali che vi sarebbe il rischio concreto di una grave e inaccettabile compromissione della campagna elettorale, data anche la ristrettezza dei tempi prefigurati ed un intollerabile inquinamento del dibattito elettorale, con una conseguente difficoltà per il cittadino elettore che si troverebbe di fatto in condizioni non ottimali per decidere in modo consapevole e informato, dovendo scegliere fra elementi diversi ed eterogenei, operante su diversi piani, politici, costituzionali, istituzionali e locali. Con questa affermazione leggo fra le vostre righe che il cittadino non è in grado di capire la differenza fra elezioni regionali e votazione sul referendum confermativo della modifica costituzionale. Ma voi pensate davvero che il cittadino non sappia distinguere il voto e modularlo in base al proprio oggetto? Tra l'altro, se l'Election Day dovesse favorire una maggiore partecipazione, allora ben venga. Non ci sarebbe alcuna manipolazione del referendum, visto che non è previsto alcun quorum strutturale. Paradossalmente, e per chi ha la pazienza ancora di ascoltare, volevo far presente che in base a questo ragionamento, anche quando la Repubblica è nata in un Election Day il 2 giugno del 1946, quando gli italiani hanno votato per il referendum sulla scelta fra Repubblica e Monarchia e nel contempo fra composizione dell'Assemblea Costituente, vi sarebbe stata secondo voi una distorsione della volontà del corpo elettorale? Perché sono state accorpate le votazioni? Bene, in ogni caso siamo consapevoli della particolare
contesto in cui si svolgeranno le prossime tornate elettorali. Sempre nell'ottica di garantire un procedimento equo, abbiamo ribadito nel decreto il rafforzamento della par condicio, per garantire soprattutto a chi non si trova al governo, in quella determinata regione e in quel determinato comune, in modo tale che abbia le stesse parità di accesso agli strumenti della campagna elettorale nei 30 giorni canonici. Per questi motivi annuncio il voto favorevole del mio gruppo. Grazie Presidente.